Buongiorno, benvenuti a questo lunedì 23 aprile. Cosa sta succedendo nell'offerta politica italiana? Sono sempre le solite cose, più o meno. Se non che ci sono i risultati di una delle due regioni che erano in attesa, di cui i politici erano in attesa. Si parla del Molise, grande rispetto per la regione Molise, ma si parla pur sempre di 315.000 persone, di cui soltanto il 50% hanno votato, un astensionismo altissimo. Eppure è stata definita con la solita scarsa, come possiamo dire, fantasia degli italiani, l'Ohio dell'Italia. Si potrebbe definire il Molise l'Ohio, si potrebbe definire la Molise degli Stati Uniti, posto che ho letto oggi che ci sono 65 su 35.000 molisani in giro per il mondo. Vabbè, a parte queste battute, la cosa fondamentale è che ha vinto il centrodestra. Primo dovrebbe essere col 44% il candidato del centrodestra. Centrodestra però ha una serie di liste infinita, mi sembra 7 o 9 che appoggiavano il presidente, e il Forza Italia è la prima di queste liste con il 10%, segue la Lega con l'8%. Secondo me non è un grande successo di Forza Italia, ma è un grande successo del centrodestra, e quindi questo mal si combina con l'ipotesi che oggi leggo sul Corriere della Sera, che è il più forte titolare: offerta Di Maio a Salvini. L'intesa tra Di Maio e Salvini sarebbe presto fatta, e cioè che Salvini dovrebbe stare fuori dal governo. Grande intesa, devo dire, con un ruolo importante. Io dico, ma che cacchio di ruolo può avere importante il leader di un partito fuori dal governo? Beh, insomma, mi ricordo quello di Bossi, qualcuno oggi lo ricorda sul Giornali, del 94, che diede l'appoggio esterno al governo Berlusconi, lui personalmente, ma i suoi ministri tipo Maroni, che fece il ministro degli interni, entrarono nel governo. Durò 8 mesi quel governo, anzi meno, da maggio a gennaio del 2018. Insomma, se questo il modo di fare un governo, la vedo molto difficile. Buongiorno da Rosignano Solvay, che c'ha quella spiaggia bianca, qualcuno di voi mi saluta ora. Quindi l'offerta di Salvini a Di Maio e Salvini non mi sembrano di quelle offerte veramente irrinunciabili di cui parla oggi il Corriere della Sera. Questo ruolo chiave esterno non si riesce a capire quale sia. Quello che mi sembra di capire è Toti, che dice molto chiaramente oggi in un'intervista al Messaggero, uomo di cerniera tra il movimento di Forza Italia e quello di Salvini, dice: ho parlato spesse volte con Salvini in quest'ultimo periodo, molto spesso con Salvini in quest'ultimo periodo, e non mi sembra che abbia nessuna voglia di rompere il centrodestra. Poi i titoli dei giornali sull'incarico, che è la seconda notizia della giornata, che dovrebbe arrivare oggi a Fico per esplorare cosa succede tra Movimento 5 Stelle e PD, tramortito peraltro anche da queste elezioni in Molise, perché pensate un po' voi, in Molise aveva il presidente uscente ed è scomparso. Primo il centrodestra, secondo il Movimento 5 Stelle, terzo il PD raso terra. Quindi oggi c'è comunque, come si può dire, una consultazione tra Fico e il PD, ma insomma, dopo questi risultati, questi sì, del Molise significativi, del fatto che il PD non sta raggiungendo consensi in nessuna parte d'Italia. Ci rimane il fico secco, titola Feltri, ridotti alla foglia di fico, i due titoli irriverenti appunto di Libero e de Il Giornale. Poi Giorgetti oggi su Messaggero fa capire che questa volta però col Movimento 5 Stelle non c'è nulla da fare, parlare è inutile. Di Maio infatti non vuole andare dietro alla premiership. Domenico ci ricorda che anche in Finlandia toglie il reddito di cittadinanza, poveri 5 Stelle. Beh, in realtà quello dei 5 Stelle, quello della Finlandia, del reddito di cittadinanza, è una cosa che avevamo già svelato a 105 Matrix, era una minchiata, era un esperimento che valeva soltanto per 2.000 persone. E soltanto, mi spiace per lei, ma la Costamagna sul Fatto aveva detto che quello era uno dei grandi esempi del reddito di cittadinanza in giro per il mondo. Tra l'altro mi ricordo bene, la Costamagna diceva: grazie a quel reddito di cittadinanza si sentono meglio, stanno più ottimisti, un paese più positivo. 2.000 persone in un paesino, e peraltro l'hanno pure tolto. Ma trattativa Stato-mafia, oggi la cosa che più mi interessa è che Di Matteo, il PM che ha fatto condannare gli ufficiali De Ros, più che al processo pensa alla sua carriera personale. E poco da dire, ieri ha iniziato a piagnucolare insieme a Mancino, sono due che hanno piagnucolato di più. Mancino è stato assolto, lui ha vinto a piagnucolare dall'Annunziata, dicendo: nessuno mi ha tutelato, la NM, il CSM. Grazie al cavolo, oggi basta che leggi straordinario pezzo di Nordio sul Messaggero e sul Gazzettino Veneto, in cui dice: beh, insomma, intanto un processo che dura 5 anni è difficile che poi si conclude
concluda in un termini assolutori o per dire che i fatti non sussistano. Dopo 5 anni di lavoro devono far finta che qualcosa è avvenuto. Lo dice chiaro e netto Nordio, che è un grandissimo magistrato. Poi dice: questi PM hanno fatto una figura veramente imbarazzante. Ingroia, che durante in costanza di processo si è candidato per una formazione politica da lui stesso fondata, e Di Matteo, che partecipa a dibattiti preelettorali e tira in ballo, dice Nordio, Berlusconi, che su questa vicenda non c'entra nulla. Insomma, Nordio smonta non il processo, che non lo può smontare perché la sentenza la bisognerà appellarla e vederla in secondo grado e in Cassazione, è una sentenza fatta allucinante, ma lo vedremo in secondo appello, in appello e in Cassazione. Ma la cosa incredibile è che smonta la credibilità di questi due PM. Smontare la credibilità invece del presidente, che ha tenuto Mannino, mi sembra, in carcere, e quando è dimagrito di 40 kg, Mannino poi ha assolto tutta questa vicenda, ha detto, non Mancino, Mannino l'ha tenuto in carcere, il presidente di questa tribunale, quando uscì dal carcere con 40 kg di meno, disse di aver fatto una dieta. Insomma, questo è il genere di personaggi su cui abbiamo a che fare. Sulla trattativa, bellissimo oggi il pezzo di Giuliano Ferrara, che appunto parla, dice: mi dispiace per i carabinieri, mi dispiace per il piagnucoloso Mancino che si sarebbe meritato l'ergastolo morale. In effetti Mancino stava lì a piagnucolare, a differenza della virilità, la mettiamo proprio così, dei carabinieri. Non parliamo di Dell'Utri, che non può parlare perché Dell'Utri è considerato il male assoluto. E dice Giuliano Ferrara: questa trattativa e questo processo finirà in fretta, come finirà in fretta il governo grillino, che sta facendo la trattativa proprio sulla base di quei pregiudizi che hanno fatto processo di Palermo un processo più mediatico e politico che sostanziale. E la vicenda di Sana, oggi il giornale di Brescia ti ricorda la ragazza pakistana morta in circostanze da chiarire in Pakistan. Beh, insomma, intanto i genitori, il padre e il fratello, non sono agli arresti, come si è detto ieri, o sono stati scarcerati, come dice qualcun altro oggi, e Sana non sarebbe morta sgozzata per la gelosia dei padri fondamentalisti islamici che non la volevano sposata a un italiano, ma sarebbe morta per un infarto. Questa è la versione oggi del Pakistan. Bene, questa è la situazione su Sana. Io non ho elementi per dire che è stata uccisa dai genitori, non ho elementi per dire che sia stata uccisa da un infarto. Quello che è certo è che dopo pochi minuti che lei è morta, le hanno cancellato tutti i profili Facebook, tutti i rapporti occidentali, tutti i rapporti che aveva con questo paese, che è il suo paese, posto che lei era una cittadina italiana 23enne che ha ottenuto la cittadinanza, appunto, non grazie allo Ius Soli, ma al fatto che per anni è rimasta in Italia, a Brescia, per l'appunto. E gli italiani si stanno occupando della sua morte, come giusto che sia e dignitoso che sia per una cittadina italiana che è morta in Pakistan in circostanze tutte da verificare. Che la Farnesina si attivi per questo tipo di nostri cittadini che vengono qua per liberarsi da quei retaggi culturali per cui là sono schiavi. Chiaro? Stasera 105 Matrix, come sempre, alle 19, un grande saluto da parte mia. Se volete, sul sito ci sono i 10 motivi, le 10 cose da sapere per sulla trattativa Stato-Mafia, leggetela, vengono aggiornati un mio articolo che è, diciamo, un work in progress per sapere che quanto è vergognosa quella sentenza, in maniera tale che voi, quando sarete in compagnia dei vostri amici che vi diranno Berlusconi, i generali, i carabinieri, eccetera, abbiate gli strumenti per dire che sono tutte minchiate. Condividete questa zuppa se vi piace. Questa sera Matrix 105. Ciao.